stati immigrati per tante volte, abbiamo sofferto. Bene, passo la parola a Laura. Posso? Allora, non mi è semplice parlare di Antonio, per un motivo che ricordarlo mi commuove. Antonio era un mio caro amico, l'ho conosciuto negli anni 90, nel 90, quando Antonio non era conosciuto da nessuno. Antonio veniva beffeggiato da tantissima gente, non ha accettato, non ha mai voluto la tessera giornalistica perché considerava i giornalisti una casta, ma d'altra parte non gli avrebbero neppure data, perché questa è una realtà, nel senso che era una figura scomoda. Antonio era una persona che